iniziava dal layout, che adesso riporto, appena lo trovo, eccolo qua. Noi acquisiamo una serie di segnali, come vedete sono dei segnali in scambio perché andiamo a gestire in modo sicuro quel segnale, cioè, ovvero ne controlliamo la validità di continuità e la validità della commutazione del segnale. E questo ovviamente, diciamo, fa parte dell'apparecchiatura del sistema della committenza. Tutto il resto è gestito da noi, quindi tutto ciò che sono motori, serrande, barriere e quant'altro è completamente gestito da noi. C'è ancora una domanda sulle normative. È necessario rispettare i dettami delle normative di sicurezza funzionale IEC 61508 e derivate? Questo fa parte di quel processo di alta affidabilità, di cui parlavo prima, che oggettivamente riguarda solo una parte limitata dei progetti, e ci sono tre livelli tre livelli attraverso i quali definire qual è l'approccio corretto, ma questo fa parte di una progettazione, diciamo, molto specializzata e soprattutto fa parte di una interlocuzione col progettista molto fine, perché chiaramente implica tutta una serie di approcci legato non solo alla norma citata dalla persona, ma anche ad altre norme tipo 62.061, 13.849, quindi è un ambito decisamente più complesso, che, diciamo, non c'è nemmeno il tempo da trattare in questa fase. Bene, io mi fermerei qua, anche perché siamo per una volta abbastanza nei tempi, e quindi Pier, se non hai altre domande tu. Microfono aperto. Io ringrazierei Claudio innanzitutto, perché comunque è stato molto esaustivo. Ovviamente non ha potuto esaurire tutte le questioni in un tempo limitato come quello impostato per questa chiacchierata. Tuttavia ha dato un quadro piuttosto esauriente delle problematiche e di che cosa il progettista meccanico, diciamo il progettista del sistema di controllo del fumo, deve tenere d'occhio affinché anche l'azionamento sia coerente con gli scopi del progetto. Quindi grazie Claudio, grazie a tutti quanti e arrivederci per nuovi appuntamenti. Grazie a tutti i partecipanti e per qualsiasi cosa dovete interfacciarsi con il nostro ufficio per esigenze o quant'altro. Grazie che hai detto quello che avrei dovuto dire io al posto Scusa, è tuo. vero, io No, sono meglio, molto sono contento se un altro fa il lavoro che devo fare io, è sempre meglio. Vi lascio con l'ultimo questionario, con l'ultimo, scusate, sondaggio di gradimento del webinar prima di abbandonare. Grazie a tutti, buona serata. buona serata, arrivederci a tutti. Grazie.